Può partire? Non so, se io fino a domani non ho impegni, sicché Alla salute. alla E salute. benvenuto nel salotto, No, tra l'altro io non so amici miei. se si percepisce, ma questo salotto è fantastico. Io cioè, mi sento un po' fuori luogo, te l'ho detto, io ho le scarpe molto severe. Ma hai riso? Allora, Giacomo, dov'è? Dove è andato Giacomo? Lo volevo raccontare anche a lui, perché sei a casa. Allora, Già come scappa sì, sempre. sei dottore, io, la matta, 5 minuti, boh. Allora, si facevano gli spettacoli davanti alla mia mamma, alla mia sorella, all'amico del cugino. I primi spettacoli non è che siano stati proprio, no, questa grande. Una volta ci tirarono alla roba con i piccioni spennati, un mio amico poverino, ora è in Australia, e praticamente gli tirarono non so cos'era. No, ma serio? Tipo Serio? pomodori? Ma che magari pomodori, pomodori che dici te? C'era sempre se ci tiravano pomodori, si raccattavano. E ci tirarono praticamente una palla di carta con lo scotch quello grosso. Ah, quindi si L'avevano. giocava a pallone, via. Sì, l'avevano arrotolata e lo chiapparono qui. E lui rimase così, chiappò e la ritirò. E poi entrò il presentatore di bella serata e siamo andati via, perché No. insomma c'era un clima leggermente pesante. La gag era abbastanza divertente, l'unica cosa è che non facevano microfoni, la gente era È un disastro. abbastanza in su perché era una sagra, c'era il vino buono, quindi insomma la gente era bella allegra, quindi siamo venuti via. Tra l'altro quella sera lì mi chiusi il dito nello sportello, mi rompi la prima falange, sicché era meglio pigliare le palle di ossari, di scotch. Sono andato all'ospedale fino alle 6:30 di mattina. Leggevo ora di Sì, no. Cappuccetto Rozzo. Anche lì Cappuccetto Rosso è partito in un modo totalmente, voglio dire, così. La prima volta che abbiamo fatto Cappuccetto Rosso fu un'estate in piazza dove sto io, a San Donato di Santa Maria a Monte, e davanti ai nostri amici. Davanti ai nostri amici che rimasero un attimino storditi perché questa storia tutta incasinata, che prima Cappuccetto Rosso la faccio io, poi la fa Riccardo Di Marzio che saluto, prima che si apra il sipario e senti quel brusio in sala. E te sei lì che stai morendo. Ma te non sei un tipo ansioso, mi sembra di No, capire. ma scherzi, figuriamoci. Poi, il momento proprio dove dici, ok, se non muoio ora non muoio più, è quando l'addetto al sipario fa. E te lì, cioè, tu senti il cuore qui. Poi va e quando sei sul palco, fortunatamente comunque abbiamo sempre avuto di fronte un pubblico molto caloroso, quindi aiuta tantissimo perché Come pubblico comunque si spazia molto di età, no? sì. C'è praticamente da il ragazzino, il bambino, insomma, di 6, 7, 6 anni, fino anche a, insomma, la persona più matura, magari di 70, 75. Quindi al discorso lavorativo, come ti categorizzi? Cioè, perché può essere un comico, può essere un attore, può essere un produttore, perché poi hai fatto la scuola. Sì, ho fatto la scuola. Allora, il produttore bocciamolo subito, perché per Sì, fare il ma produttore cosa ci vuole? JJ. Cosa ci vuole per il produttore? Soldi. Tempo. Ah, Ci vuole tanto tempo. Te con cosa diresti? Dici, guarda, ho intervistato Jonathan Canini e ti dico cosa fa? Cosa perché allora gli diresti? senti, allora, te potresti essere un influencer, uno youtuber. Ma influencer però non sponsorizzo i prodotti. Lo Potresti però posso? arrivare a farlo, no? No? Potresti essere un comico, potresti essere un attore, Ma no? È un, però diciamo, dici. è una ricerca oppure Allora, sono ti tutte cose posso che ti piacciono tutto, e le tutto. fai? Posso dirti che mi piacerebbe tanto fare l'attore, però non lo so, capito? Per adesso ho avuto delle esperienze, Questi però diritti del barlume, diritti insomma. del barlume, sì, diritti del barlume è stata un sogno per me stare lì, perché comunque è una serie che ho sempre seguito. Per me è stata la prima vera esperienza in un cinema, diciamo, di livello, nel senso con dei budget, con tutte figure professionisti. Era un po' nel paese dei Sì, balocchi, eh. ma scherzi. Invece, riguardo al futuro, come ti vedi tra 5 anni? Allora, I famosi 5 anni, io spero di avere ancora tutti i capelli perché non posso più dire spero di diventare un calciatore perché ormai è andata. Spero di fare un film. Spero di fare un film. un figlio? Un film, Ah, film è figlio, no, no. Posso fare un appello, non so, perché facciamo un bisogna. appello. Ragazzi, tanto voglio Tanto si dire, io. sponsorizza Si questo sponsor, video. certo, boh, lo sponsorizzano, Oh, cioè, sponsorizza sì, eh. allora ne approfitto. Chiamatemi, si fa un film, dai, io sono qui, tanto il mio numero lui ce l'ha, mandate un messaggio a lui e poi insomma ci si mette d'accordo.
Ma questa si taglia, che sì, fa schifo. No, poi così non mi chiama veramente ma dillo, nessuno. Ma dillo allora in un altro modo. Magari dillo in livornese. Si fa un cortometraggio. Si fa un, non so, ma cosa si dice veloce, bimbi. Il Pisano va a cogliere le olive di questi tempi, non c'ha tempo di fare film, ascolta. Ultima domanda. No, io ne sono preoccupato. Questa fama di, diciamo, di oggigiorno, ti ha cambiato o no? No, anzi, probabilmente non la chiamerei fama, la chiamerei, diciamo, come si può chiamare? Popolarità. Sento l'affetto di alcune persone che magari prima non percepivo. E quindi, di conseguenza, probabilmente sono più me stesso oggi, piuttosto che prima. Insomma, mi sono perso perché, non lo so, si è chiacchierato un monte. Quanto è che siamo? Quanto è che siamo? Un'ora. Siamo arrivati. Ma la guarderà qualcuno, secondo te? Io la mia nonna sicuro. Una visualizzazione ce l'abbiamo. No, 10, 20, perché lei sì, poi la famiglia, sì, se no, no. Grazie Jonathan. Grazie a te Simone, grazie a te. Ah, sì, vediamo perché. Ciao a tutti.